Bentrovati alla seconda edizione del TG6. Sono stati provocati dall'attivazione di nuove faglie i terremoti di magnitudo 4.5 avvenuto alle 12.18 nel Maceratese e di magnitudo 4.3 registrato nella notte alle 3.34 nell'area di Perugia. Si sono attivate nuove faglie secondo l'andamento teorico noto. Il quadro di interpretazione della situazione non cambia, ha osservato il sismologo Massimo Cocco dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Trasparenza e legalità non sono burocrazia, lo ha detto il commissario per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma, Vasco Errani, parlando dei tempi necessari ai lavori di ripristino dei paesi danneggiati. Ci vorrà del tempo, ha aggiunto, ma dobbiamo ricostruire, lo dobbiamo a queste persone che hanno perso tutto. Ed è stata una notte di paura quella tra venerdì e sabato. La scossa di magnitudo 4.3 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione della zona di Norcia. In tanti sono scesi in strada per la paura. Non ci sono stati feriti, ma piccoli crolli sulle mura antiche della città e in altri punti già danneggiati dal sisma dello scorso 24 agosto che ha devastato Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto. La scossa è stata avvertita anche a Fabriano, dove è stata forte ma breve, raccontano testimoni. La terra ha tremato anche ad Arquata del Tronto. La sala sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato altre due scosse dopo quella di Perugia nella stessa zona, una a magnitudo 2.7 e una 19 minuti dopo le 5 di magnitudo 3.0, rispettivamente a 10,8 km di profondità. E ospite della festa nazionale di Sinistra Italiana in corso di svolgimento a Pescara, l'onorevole Stefano Fassina ha parlato oggi a Pescara dell'importanza di far presto sul fronte della ricostruzione post terremoto. Ai microfoni di Paolo Renzetti. Una presenza illustre alla festa nazionale di Sinistra Italiana, oggi a Pescara, l'onorevole Stefano Fassina. Questa mattina si parla di amministrazioni locali e di governo delle amministrazioni, quanto è difficile oggi amministrare anche alla luce di quello che sta succedendo per esempio a Roma. È difficile perché il quadro nazionale non lascia spazio sostanzialmente alle amministrazioni locali, ai sindaci di intervenire sui problemi più urgenti delle città. Negli ultimi anni i vincoli del patto di stabilità sono stati sempre più soffocanti, mentre a livello comunale le necessità di agire sono diventate sempre più urgenti. Quindi noi stamattina vogliamo provare a definire degli obiettivi concreti da portare avanti in vista della legge di stabilità che a ottobre arriverà in Parlamento. In particolare con la richiesta di finanziamenti per investimenti per la messa in sicurezza del territorio. Dopo le tante belle parole che abbiamo sentito a Amatrice, che abbiamo sentito a Arquata in questi giorni, è necessario intervenire. Ovviamente servono i soldi per la ricostruzione di quel territorio, ma serve un piano pluriennale di investimenti per mettere in sicurezza il nostro territorio in tutta Italia. Quindi noi presenteremo un emendamento affinché questo piano possa essere finanziato, si possa andare anche a sforare il limite del deficit che abbiamo come obiettivo, perché gli investimenti per la messa in sicurezza antisismica del territorio sono importanti per la vita delle persone e servono anche al rilancio dell'economia. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ieri all'Aquila ha riproposto il tema delle infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post terremoto, tornato di attualità dopo le recenti inchieste della magistratura e a seguito del sisma del 24 agosto scorso, appunto. Ascoltiamo. Il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, nell'ambito della conferenza dell'operazione Isola Felice condotta dai carabinieri dell'Aquila, ripropone l'utilizzo del sistema operativo CRASI, sistema operativo che incrocia i dati della prefettura e degli enti locali per una trasparenza nell'impiego di ditte edili nella ricostruzione. Esiste un modello L'Aquila anche in questo, esiste il modello CRASI, CRASI sta... è un acronimo che sta per Centro Ricerche Analisi per lo Sviluppo Investigativo, lo presentammo alcuni mesi fa qui all'Aquila con Fausto Cardella ed è il sistema informatico che consente, incrociando i dati
raccolti intorno alla ricostruzione attraverso le varie fonti che riguardano la ricostruzione, cioè dai decreti di urgenza fino a tutte le informazioni che possono essere raccolte dalle prefetture, dagli enti, presso le prefetture e presso gli enti locali. Incrociare questi dati con la base dati del sistema informatico della Direzione Nazionale Antimafia consente di verificare appunto possibili, come dire, collegamenti fra i soggetti imprenditoriali che tendono, aspirano, concorrono a entrare nell'attività di ricostruzione e le organizzazioni mafiose. E quindi consente di prevenire la infiltrazione delle organizzazioni mafiose fin dal momento che io considero critico da questo punto di vista. È il momento degli affidamenti dei lavori di somma urgenza, perché lì è il momento più rischioso. Quando si tratta di rimuovere le macerie, di smaltire le macerie, in condizioni di legalità e nel rispetto della legge. Quando si tratta di eseguire opere di puntellamento degli edifici pubblici e privati che ne hanno necessità. Quando si tratta di portare la manodopera, quindi l'attività di intermediazione di manodopera, e abbiamo visto, ricordo, la non lontana indagine svolta brillantemente dalla Procura Distrettuale dell'Aquila, che colpì l'organizzazione del clan dei Casalesi, che intermediava illegalmente manodopera nella ricostruzione privata, qui diciamo nel territorio dell'Aquila. Ecco, quando si tratta di fare tutto questo bisogna porre la massima attenzione e vedere a chi si affidano i lavori. E aumentano i danni post sisma in provincia di Teramo. Nel corso del monitoraggio sugli edifici di propria competenza, la provincia ha infatti dichiarato inagibile anche l'Istituto Tecnico Comi e rilevato la necessità di interventi al liceo classico Delfico, dove partiranno subito i lavori per la messa in sicurezza della facciata. Tra i locali dichiarati inagibili anche l'ultimo piano del convitto, piano chiuso dal sisma del 2009, nel corso dei lavori di sistemazione del liceo classico, dove nessuna lesione è stata riscontrata all'interno della struttura, l'ingresso nell'edificio sarà garantito dalla porta laterale. Il Comi, scrive la provincia di Teramo, è già destinataria di un finanziamento per il miglioramento sismico, essendo fra quelle che l'ente aveva inserito nel piano per la messa in sicurezza delle scuole dopo il terremoto del 2009. Il progetto, circa 1 milione e 250 mila euro, servirà proprio a rafforzare la resistenza della struttura ed attualmente è all'esame della sovrintendenza dei beni culturali. Anche il Delfico di Teramo, scrive sempre la provincia, è destinatario di un finanziamento del piano nazionale scuole sicure. 1.167.000 euro per sistemare il tetto e riaprire l'ultimo piano, così come per il Comi il progetto redatto dalla provincia è all'esame della sovrintendenza. E ascoltiamo ora nel servizio il presidente della provincia di Teramo, appunto sugli edifici scolastici, Renzo Di Sabatino. Sì, il commissario Errani è stato molto chiaro. In questa fase quello che è importante è fare le schede EDES, cioè verificare appunto i danni delle nostre scuole, perché poi quelle saranno, diciamo, la cartina di tornasole per eventuale risarcimento e anche messa a norma. Altra cosa è la questione della vulnerabilità delle scuole, quello è un programma più complessivo che riguarda il governo e riguarda, diciamo, altre linee di finanziamento. Tra pochi giorni inizierà il nuovo anno scolastico, ci saranno diversi istituti che non potranno riaprire o comunque non potranno riaprire nelle sedi che c'erano fino a qualche settimana fa. No, in provincia di Teramo riapriranno nelle stesse sedi, alcuni istituti avranno delle porzioni, diciamo, di edificio chiuse per precauzione, anche perché necessitano di lavori di miglioramento. Che cosa ha detto lei al commissario Errani e al capo dipartimento della protezione civile? Ma guardi, io ho ascoltato e soprattutto abbiamo ascoltato delle parole sagge. Hanno parlato il presidente della regione, il capo della protezione civile e il commissario. Io sono particolarmente contento che questo incarico sia stato affidato a Vasco Errani, perché ha le capacità, le competenze, l'esperienza amministrativa per poter guidare bene un'opera di ricostruzione che riguarderà anche il territorio teramano.
Cambiamo argomento, ma restiamo sulla cronaca. 8 piante di cannabis alte 2,5 metri in un ampio terreno nascosto da un campo di grano turco vicino a un'abitazione alla periferia di Orsogna. Le hanno trovate durante un controllo sul territorio dei carabinieri della locale stazione, che nella successiva perquisizione della casa hanno scoperto della marijuana già pronta per lo spaccio, nonché una pistola, un fucile e cartucce mai denunciati. I militari hanno individuato e arrestato due persone, padre e figlio, rispettivamente di 62 e 38 anni, che risiedono nell'abitazione. I due con precedenti sono accusati di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi e munizioni. I militari durante la perquisizione hanno trovato inoltre due involucri in cielo contenenti 90 grammi di marijuana, che insieme al ricavato della lavorazione delle piante avrebbe fruttato sul mercato oltre 20.000 euro. Le armi sequestrate sono una pistola a tamburo, un fucile calibro 28 insieme a 96 cartucce calibro 28 e 6 cartucce calibro 12. I due sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Chieti a disposizione del magistrato di turno Ciani. E hanno impiegato oltre 2 ore i vigili del fuoco di Avezzano a spegnere un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in un'azienda agricola di San Pelino. Le fiamme hanno distrutto oltre i 200 bancali di plastica e legno, provocando una nube di fumo nera che ha invaso parzialmente via 20 settembre, causando anche qualche disagio alla circolazione. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno proceduto alle complicate operazioni di spegnimento. Oltre ai bancali, le lingue di fuoco hanno distrutto anche sacchi di fertilizzante agricolo che erano accatastati nella rimessa. Le origini dell'incendio, con molta probabilità, sono da ricondurre al fuoco sviluppatosi a un campo di serpaglia adiacente alla zona. Il vento ha favorito l'estendersi del rogo fino a raggiungere il magazzino. E parliamo di trasporti adesso. Il presidente di TUA, Luciano D'Amico, ha parlato di nuovo adeguamento delle tariffe e non di aumenti, tranquillizzando pertanto pendolari e studenti in vista dell'autunno. Ascoltiamo. Presidente D'Amico, passata l'estate, si guarda alla stagione autunnale e invernale, c'è stato un aumento delle tariffe dei biglietti del trasporto pubblico regionale, anche qualche polemica, a dire il vero. Sì, io direi c'è stato un minimo adeguamento. Se confrontassimo le tariffe per chilometro praticate nella regione Abruzzo, perché il problema naturalmente non è di TUA ma di tutto il trasporto pubblico locale regionale, abbiamo ancora le tariffe tra le più basse d'Italia e naturalmente in un sistema di costi crescenti non si può che procedere a degli adeguamenti molto contenuti, decisamente molto contenuti, peraltro con delle clausole di salvaguardia per le fasce economicamente deboli. Per cui direi, più che un aumento di tariffe, direi c'è stato un minore adeguamento di quelle che dovrebbero essere le tariffe praticate in tutte le altre regioni d'Italia. Inizia il nuovo anno scolastico, i pendolari possono stare tranquilli, soprattutto gli studenti? Non solo tranquilli, ma quest'anno scolastico lo affronteremo con l'immissione in servizio dei nuovi 36 autobus per quanto riguarda TUA. Non abbiamo alcun problema di fermi tecnici, il programma di esercizio è confermato integralmente. Mi fa piacere cogliere l'occasione per comunicare un dato di cui TUA è particolarmente orgogliosa. Uno degli indicatori di efficienza delle aziende di TPL è l'indicatore che misura il rapporto fra le corse programmate e le corse effettuate. TUA ormai stabilmente si colloca fra il 99,5% e il 100%, il che significa che, tranne i casi eccezionali, la chiusura di una strada piuttosto che la rottura imprevista di un autobus, riusciamo ad effettuare la totalità dei servizi programmati. E tra gli appuntamenti, nell'ambito dell'Abruzzo Open Day, domani a Pescara alle 21 ci sarà il concerto gratuito del cantautore serbo Goran Bregovic. Nell'ambito di Open Day, il progetto di promozione turistica voluto fortemente dalla presidenza della giunta regionale per far crescere la competitività dell'Abruzzo, domani sera il musicista e compositore serbo Goran Bregovic si esibirà alle 21 a titolo gratuito all'Arena del Mare di Pescara. Noi abbiamo notevoli punti di forza che riguardano la bravura della cucina, la bellezza delle nostre colline, delle nostre terre alte, la qualità anche dei nostri fiumi. Dobbiamo cucire questo accanto anche alla bellezza della nostra tradizione culturale.
accogliamo il linguaggio della musica come strumento per avvicinare, far sapere, per collocarci, per raggiungere migliaia di chilometri di distanza. Noi vogliamo essere immaginati, desiderati, riconosciuti e abbiamo chiesto per fare questo aiuto anche a Banca Intesa, la quale è una banca del territorio che subito ci ha detto di sì. Voglio ringraziare il Dipartimento Turismo della Regione che ha cucito tutti gli aspetti organizzativi e domani sarà una grande festa dove ciascuno libererà se stesso, la città di Pescara, l'Abruzzo, la bravura di questo artista poeta internazionale che riesce a mobilitare l'entusiasmo di tutte le persone presenti e farà parlare di sé secondo me in Europa. La regione non fa a meno del territorio, ma soprattutto non fa a meno dei testimonial del territorio che sono gli MC che hanno elargito la loro posizione, hanno elargito la loro competenza sul territorio stesso per proporci dei progetti straordinari che avranno vita dal 26 di ottobre al 2 novembre. Di tutto un po', ma soprattutto del meglio di questa regione, e abbiamo avuto la condizione e l'occasione per selezionare quanto di meglio c'è su questo territorio per offrirlo al gusto e alla possibilità delle altre regioni che vorranno venire qui a conoscerci. A questo aggiungiamo che non siamo assolutamente ignari di quanto accaduto, per cui saremo presenti con la nostra solidarietà per raccogliere fondi durante il concerto di Goran Bregovic per le popolazioni vulnerate da questo terribile sisma. L'evento aquilano, denominato Sapuri dei Parchi in Jazz, cambia programma dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito il centro Italia. Vediamo come. Germana Dorazzi. Gli eventi tragici che hanno coinvolto Amatrice e molti altri comuni limitrofi hanno determinato per Sapori dei Parchi in Jazz un cambio di programma. La manifestazione si svolgerà comunque nella giornata di domenica 4 settembre nel piazzale di Collemaggio all'Aquila, in concomitanza e sintonia con il grande concerto jazz che si svolgerà nello stesso luogo. Non più produttori dei parchi chiamati a vendere prodotti, ma i parchi stessi a testimoniare la loro vicinanza alle popolazioni colpite dal nuovo sisma. Accanto alla presenza dei parchi, due iniziative a scopo benefico, organizzate dal Comune dell'Aquila e dalla Perdonanza Celestiniana, il cui ricavato andrà interamente devoluto per il Cinema Teatro Comunale Giuseppe Garibaldi di Amatrice. La prima iniziativa è la disponibilità di 1200 bottiglie di vino offerte da cantine abruzzesi e italiane e altre 15 bottiglie Magnum. La seconda iniziativa è la possibilità di servire pasta alla matriciana grazie alla sensibilità del pastificio del Verde, che ha contribuito mettendo a disposizione attrezzature, materie prime e personale di cucina per la raccolta fondi. Il 100% del ricavato sarà devoluto per la stessa causa del jazz italiano per Amatrice, ovvero la ricostruzione del teatro della città. E nella manifestazione aquilana Jazz for Amatrice è presente anche il gruppo del Banco di Mutuo Soccorso. Ascoltiamo il fondatore del complesso, Vittorio Nocenzi, nel servizio. Qual è il contributo del Banco del Mutuo Soccorso nell'ambito di questa manifestazione? È un contributo che parte dal concerto che facevamo tanti anni fa davanti alla Basilica meravigliosa qui dell'Aquila. È lo stesso contributo che proviamo a dare ogni volta in onestà intellettuale quando succedono queste tragedie, contributo che può dare un artista, quindi trasparenza di idee, onestà intellettuale e necessità di dire che la ricostruzione deve passare attraverso la forza delle idee, attraverso l'onestà, non se ne può più di corruzioni e di brutti giri, perché distruggono più del terremoto, distruggono la speranza. Quindi noi possiamo dare questo contributo. Io penso che un artista, l'unico contributo che può dare di importante è quello di ricordarsi di essere un tramite tra una comunità di persone e quella dimensione metafisica, spirituale, che sono le idee, che sono il sogno, che è la fantasia che crea progetti, che crea percorsi da intraprendere. Sono stato portato qui da due aquilani. Mi portavano in giro per la città con un misto fra amore, memoria del dolore provato e sgomento
di fare un giro turistico in mezzo alle macerie e al dolore. È stata una cosa molto toccante e mi ha lasciato pensare parecchio. Ho fotografato le gru in questa follia che abbiamo ormai di documentare con icone e tutto ciò che viviamo. Per rivedermelo, per ricordarmelo, ho fotografato le gru per aiutare la mia speranza, che possa veramente cambiare qualcosa. Ecco, io spero che il piccolo contributo che possiamo aver dato con questa piccola cosa davanti al dolore che sta gente ha provato sia quello di inaugurare quei cambiamenti che una cultura diversa può veramente realizzare. E nel prossimo servizio andiamo a conoscere il progetto No Man's Land a Loreto Prutino. Oggi siamo a Contrada Rotacesca a Loreto Prutino con Carolina e Barbara di NOW per presentare il progetto No Man's Land. Di che si tratta? No Man's Land è un progetto che è stato realizzato appositamente per il luogo da Iona Friedman e Jean-Baptiste de Cavelle. Questo è un terreno che era privato un tempo, era di Mario Pieroni, ed è stato donato a tutti, perché No Man's Land è la terra di nessuno ma appartiene a tutti. Quindi noi quest'inverno abbiamo lavorato con NOW New Operation Wave alla realizzazione di questo intervento. Queste forme le troviamo nelle pietre che si trovano ai nostri piedi. E ci vuoi spiegare più o meno che cos'è questa installazione? Allora, praticamente questo è un arazzo di pietre di fiume che sono state prese comunque sempre nel territorio e rappresentano un disegno iniziale che ha dato Iona Friedman praticamente. Questo disegno è stato ricomposto da Jean-Baptiste Cavelle quando è venuto qua e rappresenta in qualche modo un inizio per il luogo, quindi sono queste figure fiabesche, fantastiche, lui parla sempre di fairy infatti, che ci danno questo dizionario, che poi effettivamente sono i simboli che trovi all'interno di tutti gli alberi. Iona Friedman è un architetto sì, molto famoso per diciamo delle utopie realizzabili che ha progettato, e uno dei suoi concetti chiave che ci piace molto è il museo senza pareti, è formare delle strutture, creare forme e non edifici, perché il mondo è già troppo costruito e ora il suo pensiero sembra più contemporaneo che mai. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Dopo la chiusura del calcio mercato in casa biancazzurra, la società resta vigile guardando alla lista degli svincolati. Osservati speciali Bergessio e l'ex biancazzurro Diakité. Intanto, in vista della sosta del torneo, la squadra usufruirà di 2 giorni di riposo. Il servizio. La sessione estiva di calciomercato si è chiusa mercoledì scorso, ma il capitolo rinforzi per il Pescara non è chiuso in maniera definitiva. Per gli svincolati c'è l'opportunità di firmare anche al di fuori della parentesi di luglio e agosto, e proprio quel fronte il Pescara continua a sondare. Così per l'attacco non è tramontata l'ipotesi Gonzalo Bergessio. L'attaccante argentino non ha trovato l'accordo col Palermo e resta appetibile per il Delfino. Tuttavia l'ingaggio percepito con la ex squadra, l'Atlas Guadalajara, si aggira sul 1,5 milioni di euro. Anche se Bergessio dovesse abbattere molte delle sue pretese, non sarebbe facile portarlo in riva all'Adriatico, resterebbe una discreta distanza tra domanda e offerta. Sul fronte della difesa il giocatore monitorato è Mobido Diakité. Il giocatore francese ha già indossato, giovanissimo, il biancazzurro, debuttando in Serie B nel 2006, prima di essere ceduto alla Lazio, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera, prima di una serie di cambi di squadra. Solo lo scorso anno, prima parte a Frosinone, seconda parte con la Sampdoria. Si lavora per trovare un accordo per questa stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Intanto la squadra oggi e domani sarà a riposo. Il tecnico Oddo ha approfittato della sosta per dare respiro alla rosa, anche se saranno giorni intensi per i nazionali. Gomber con la Slovacchia, Memusciai e Manai con l'Albania, tutti impegnati nelle qualificazioni al mondiale. Verre e Vittorini rispettivamente in Under 21 e Under 20. La settimana si è chiusa con la buona notizia per Oddo del rientro in gruppo di Michele Fornasier. Le buone indicazioni date da Aquilani e Buyback nel test contro il San Nicolò fanno sì che per il posticipo serale di domenica 11 contro l'Inter, Oddo potrebbe avere quasi l'intera rosa a disposizione. Match di blasone che potrebbe giocarsi davanti ad una cornice di pubblico da tutto esaurito. Saranno in vendita da lunedì mattina i tagliandi della partita presso il circuito Ticket One o negli store ufficiali di via Regina Margherita o al centro Porto Allegro di Montesilvano.
Andiamo in Lega Pro, alla prima casalinga il Teramo pareggia 1-1 col Bassano. Sansovini risponde alla rete di Maestrello dopo un avvio shock e tanta sofferenza all'inizio. I biancorossi sono fermati dalla sfortuna. Nella ripresa le traverse di Ilari e Petrella impediscono ai biancorossi di centrare la prima vittoria. Andrea Costantini, servizio. La voglia di riscatto del Teramo dopo il KO all'esordio deve fare i conti con due traverse che impediscono ai biancorossi di avere la meglio sul Bassano. Così al Bonolis finisce 1-1. Ci sono stati progressi rispetto all'Umezzane, squadra più viva, con più nervo, corroborata dalla vivacità di un Boulevard di cuore e polmoni in mediana. La fase difensiva continua a palesare lacune, specie in fase di interdizione, come l'avvio di gara da brividi ha evidenziato. Il Teramo però ha creato e alla fine i tre punti li avrebbe meritati contro una squadra attrezzata per fare un buon torneo. L'allenatore ospite, il pescarese Luca D'Angelo, conferma l'11 con Maestrello e Rantieri in attacco. Nel Teramo la sorpresa è Altobelli al posto di Scipioni, Boulevardi e Croce rilevano Di Paolo Antonio e Petrella. Ma l'avvio di gara è da horror per i biancorossi, che al primo minuto subiscono il tiro dalla distanza di Proietti e quando il secondo minuto non si è ancora completato vanno già sotto. Serpentina di Minesso sulla sinistra, cross per Maestrello che anticipa Speranza e batte Rossi. Bassano subito in vantaggio e che va sul velluto contro un Teramo frastornato. Rantier prima conclude dalla distanza centrale e all'ottavo innesca la ripartenza di Proietti che appoggia a Minesso il cui diagonale viene smanacciato da Rossi. Barcolla il Teramo ma al quarto d'ora si rimette in partita. Crialese buca la sventagliata di Carraro. Sansovini fila verso la porta e con un sinistro chirurgico beffa il perentorio recupero del difensore. 1-1 con la prima rete ufficiale in biancorosso del sindaco. Un gol davvero bomber qual è. La rete è ossigeno puro per il Teramo che si ridesta. Sansovini ha il piede caldo e lo prova a metà frazione. Dopo una fase di stasi la squadra di Zauli a chiudere bene, prima col sinistro di Boulevardi, poi col destro di Carraro innescato dal tacco di Croce, blocca Bastianoni. Sarà l'ultima giocata del trequartista perché dopo l'intervallo resta negli spogliatoi dentro Di Paolo Antonio e squadra più quadrata. Proprio il neoentrato si fa subito notare per un paio di cross. Sul primo Croce manca la girata, sul secondo D'Orazio ci mette tanta potenza ma poca precisione. Poco prima del quarto d'ora torna a farsi vedere la squadra veneta. Minesso raccoglie la corta respinta di Rossi ma Caidi lo mura in maniera provvidenziale. Anche D'Angelo fa ricorso alla panchina e il neoentrato Fabbro, match winner con la Reggiana, sfoggia tanta velocità ma non inquadra la porta. Pericoli sempre dalla panchina. A metà frazione Zauli opta per l'ultimo arrivato, Jefferson, al posto di Croce. Il brasiliano è imballato ma dà fastidio e un suo movimento sul lancio di Caidi libera Ilari, traversa piena al 32esimo. Squadre stanchissime ma il finale è tutto del Teramo. Al 90esimo spunto di Petrella ma Di Paolo Antonio sbaglia la rifinitura. In pieno recupero sinistro di Peterman smorzato, Ilari tocca per Petrella ma ancora la traversa dice no al Teramo. Finale 1-1, con rammarico sì, ma la prestazione è la base da cui ripartire con i necessari miglioramenti da fare. E scatta domani il campionato di Serie D, le sei abruzzesi sono suddivise in due gironi. Nel girone G l'Avezzano esordisce a Sansepolcro, mentre l'Aquila ospita il Monterosi nel nuovo impianto dell'Acqua Santa. Ascoltiamo le parole del tecnico rossoblu Massimo Morgia. Diceva un calcio che deve rinascere dalla strada? Sì, deve rinascere dalla strada, si intende deve rinascere nelle passioni dei ragazzini, deve rinascere purtroppo in oratori che non ci sono più, ma deve rinascere nei cuori di chi si riappresta a questo sport non sognando chissà cosa, non sognando soldi, palcoscenici, ma sognando quello che sognavo io da ragazzino, di divertirmi, perché il gioco del calcio deve essere divertimento per chi lo fa e per chi lo va a vedere. Con quale spirito affronta l'inizio di campionato? Ma con lo spirito giusto, sono venuto qua rinunciando anche a categorie superiori, proprio perché mi hanno convinto le persone, proprio perché mi ha convinto
l'apertura di questo stadio senza barriere, e credo che in queste categorie, elevato quello della Juve, credo un altro paio, non ce ne siano, e quindi provare l'ebbrezza e il piacere di giocare in uno stadio senza queste reti divisorie dovevo cogliere al volo. E nel girone F le altre quattro abruzzesi, due di queste si sfideranno domani nel derby dell'Aragona tra Vastese e Chieti. La matricola Pineto riceverà il Campobasso, gara di cartello Albo Nolis di Teramo tra il San Nicolò e Fermana. Il presidente del Teramo, del San Nicolò, Di Giovanni, vuole i playoff. Sentiamolo. Sì, domenica inizia il campionato, sarà un campionato difficile sicuramente, con una prima partita la Fermana, che pare che sia una di quelle accreditate per vincere il campionato. Comunque noi abbiamo allestito sicuramente una buona squadra, cioè ce la giocheremo a viso aperto con tutti, cercheremo di fare bene come è il nostro costume, ormai da anni che facciamo, cerchiamo di fare bene e cerchiamo di migliorarci ancora. Noi sappiamo di aver allestito, ripeto, sappiamo di aver allestito una buona squadra, ce la giocheremo sicuramente con tutti, vogliamo migliorarci, quindi se vogliamo migliorarci significa che vogliamo fare bene. L'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, ci siamo stati praticamente per tutto il campionato tranne l'ultimo mese poi dove abbiamo avuto un cedimento. Se vogliamo fare meglio, vogliamo migliorarci, significa che almeno puntiamo a fare i playoff. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.